Mi sono fatto male. Mi sono fatto male. Anche se sei un Benjamin, ricordati che il dolore può venire, ma non demordere, abbi coraggio. Chi ha paura è uno scarafaggio. Anche se ti sei fatto la slogatura, ricordati che questa non per sempre dura. Il dolore prima o poi se ne andrà e tu potrai di nuovo fare trick e track. Che pace, che solitudine allo skate park quando piove e non c'è assolutamente nessuno. Quasi quasi sembra anche più pulito. Ciao a tutti Benjamini e benvenuti in questo nuovo video. Sono venuto allo skate park perché oggi vi voglio raccontare una storia. Tanto piove, non mi allenerò, adesso capirete subito perché. Oggi vi racconterò la storia di come mi sono fatto male con lo skateboard, com'è andata, cosa farò adesso, che cosa succederà. E insomma, io in generale, anche se mi vedete abbastanza spericolato, che provo cose difficili e tutto quanto, faccio molta attenzione in skate. Voi mi vedete tutto concentrato a fare cose, ma io nella mia testa ho sempre questa cosa: ok, cerca di non andare oltre il tuo limite, cerca di essere coraggioso, ma sappi che potrebbe andare male. Quindi faccio sempre molta attenzione. Sabato ho chiuso un trick che fino a 2 settimane fa mi sembrava impossibile per me. What? Ed è stato il board slide su questo rail qua. Guardate che bello, guardate che lungo che è, che cattivo. Sono stato così gasato, quel video è andato benissimo, vi è piaciuto, mi è piaciuto un sacco anche a me produrlo. E poi 2 giorni dopo torno allo skate park con la stessa gasatura per provare a fare di nuovo il rail. E dopo un paio di try casco malissimo. Adesso vi faccio vedere come mi sono fatto male. Me lo ricordo ancora come se fosse l'altro ieri. Infatti era l'altro ieri. Io inizio a fare il mio board slide. Quando arrivo in fondo, ovviamente io sono goofy, quindi ho cercato di rimettere il mio piede avanti. Quando arrivo in fondo con questo piede qua, adesso ve lo faccio vedere su quest'altro, invece di poggiare dritto, non so cosa è successo, mi è scappata la gamba e mi è caduto per così. Tac. In quel momento ho sentito uno scricchiolio enorme nelle ossa, una fitta che mi è arrivata fino al cervello. Ho iniziato a zoppicare, non potevo più camminare bene e ho iniziato ad avere paura di riprovare. Intanto qua si è riempito di ragazzini che fanno giri con la bicicletta. Ovviamente essendo lì da 10 minuti non volevo tornarmene subito a casa e così pian piano ho continuato facendo qualche ollie leggero senza faticare tutto e alla fine 2-3 board slide li ho chiusi qua. La sera sono tornato a casa, sono iniziati i dolori, la caviglia ha cominciato a gonfiarsi perché ero caduto questa qua la gamba, io sono caduto tac così, adesso mi fa male se provo a muoverla, comunque sono caduto in eversione così all'esterno, quindi questo legamento qua è andato a stirarsi e a rovinarsi, non so cosa è successo. Devo fare attenzione perché non riesco a fare movimenti strani, se quando cammino non appoggio bene mi sento di nuovo la fitta qua, quindi quella zona lì è andata a gonfiarsi. Ho messo il ghiaccio e la mattina dopo ho ricontrollato ed era ancora un pochino gonfio. A camminare non ho problemi, vedete riesco ad appoggiare tranquillamente. Però qualunque movimento, se io faccio così mi fa già male. Vado a dare un'occhiata su internet e vedo che ci sono diversi tipi di distorsione. Distorsione tra l'altro è il termine medico per slogatura. In caso di distorsione tutti quanti su internet, tutti i medici consigliano di seguire il protocollo PRICE, ovvero protezione, tenere la gamba protetta, riposo, non affaticarla e poi ghiaccio, ice, PRICE. Quindi ghiaccio e stare lontano dal calore per le prime 48-72 ore. Adesso tanto sta piovendo, per un po' comunque qua non si potrà skitare e io spero che per il fine settimana mi passi così posso tornare qua. Non è bello, questa è stata la prima volta che mi sono fatto veramente male in skate. C'è gente che si rompe spesso le ossa, si spacca, come vi ho detto faccio attenzione e raramente mi capita qualcosa, però doveva capitare anche a me prima o poi. Poi appena ho iniziato a condividere questa cosa con voi sulle stories mi avete subito supportato con Benji forza ce la farai, ti passerai tutto quanto. Addirittura Vincent mi ha mandato un video temporaneo su Instagram in cui mi diceva guarda bro metti la pomata, tieni a riposo. Queste cose capitano spesso quando si va in skate, faccio l'abitudine. Quindi grazie bro per il supporto, non me l'aspettavo, è stata una bella attenzione da parte tua. E niente, adesso teniamo questa gamba così, la teniamo a riposo, non la facciamo lavorare troppo. Ah sì, adesso dovrei dire che cosa ho imparato da questa esperienza. Sicuramente numero uno, strafare fa male, nel senso che io appena sono caduto, invece di continuare, dovevo subito andarmene a casa. È vero che poi non mi sono più fatto male, ho fatto attenzione, ma comunque la botta l'avevo presa, quindi io in quel momento sarei subito dovuto andare a casa e non continuare. Ma quando è la foga dello skate e sei lì, sei tutto gasato ragazzi, io sfido chiunque. Cioè, sarei dovuto stare più responsabile, perché poteva andare peggio. Avrei potuto prendermi un'altra botta esattamente in quel punto, ah! E mi sarei veramente potuto rompere.
forte. Seconda cosa che ho imparato, però voglio far veloce perché non mi piacciono le lagne, è che una cosa che ti va bene oggi, domani ti può andare male. La vita non è soltanto progresso, a volte bisogna fermarsi, a volte bisogna tornare indietro. Terza cosa che ho imparato, fare più stretching all'inizio. Ragazzi, non buttatevi subito in skate se non avete fatto un po' di riscaldamento alle gambe, alle spalle. All'educazione fisica tanto vi fanno vedere come si fa. Quello che fate educazione fisica va benissimo, non dovete consultare chissà che esperto. Dovete riscaldare bene un po' tutto il corpo, perché lo skateboard è vero che si fa prevalentemente con le gambe, però utilizza gran parte del corpo come muscolatura. Prendete però le mie parole come lo dite, buttatele in un cestino, perché io non sono un medico, quindi non prendetemi per buono. Ultima cosa che ho imparato, e quindi chiudiamo il video, è che ora devo avere pazienza. Devo imparare ad avere pazienza, e questa settimana non ci saranno video gasati, forse neanche la prossima. Bisogna allentare il tiro e andarci un po' più piano. Presto comunque ho già in testa quale sarà il prossimo video gasato che voglio fare, però lo farò nel momento in cui lo riterrò opportuno per la mia gamba. Ora ho due proposte per voi per il video di venerdì. Scrivetemi qua sotto se volete vedere o il mio abbigliamento completo di skate, quindi tutto ciò che io indosso dalla testa ai piedi per andare a fare skateboard, tutta la mia collezione di vestiti, scarsi non aspettatevi che ho chissà che roba brandizzata. Oppure scrivetemi se volete un video con tutte le mie tavole del 2020. Questo era un format che ho iniziato nel 2018, però poi nel 2019 non l'ho più fatto. Potrei farlo quest'anno, potrei farlo questo venerdì, però sapete che la maggior parte delle tavole sono quelle che avete già visto in quel vecchio video. A voi la scelta. Io devo riposare, devo tornare a casa, qua è pieno di ragazzini. Ricordatevi che se ci credete potete volare, però a volte volare può essere doloroso. Noi ci vediamo nel prossimo video e ma guarda te, ma l'avevo appena lucidata.